Guasti alle tubazioni e interruzioni del servizio idrico ormai da 3 giorni in oltre 30 comuni delle aree interne tra l'Irpinia e il Sannio. Un dramma nel dramma, in un periodo già di per sé complicato a causa della pandemia. La gente è esasperata. Lo potesse avvertire. Magari non se lo voglia sapere, non ha mangiato l'acqua, non ha fondato. Noi abbiamo qualche piccolo animale per la campagna, ma pure andare a bagno, dobbiamo andare a prendere l'acqua. Sono anni e anni che si combattono con nessuno per i provvedimenti. È antieconomico il fatto di riparazioni continue che non risolvono il problema. È arrivato secondo me il momento per immaginare politicamente di fare un progetto grosso per poter iniziare la sostituzione di questi tubi. Che c'è la siccia, devono perderla, danno a poco la volta, secondo me. È così o no? Che ci sta la persona incosciente che la rimane aperta. Ma che ci ribelliamo, cosa facciamo? Non conosco il problema, perché a casa mia l'acqua arriva. I vertici dell'alto calore, purtroppo la gente l'ha votata e quelli sono. A me dispiace, è una cosa annuale, una cosa nemmeno annuale, per qualche zona addirittura giornaliera, tipo Marte Riccardite, è una vergogna per quanto riguarda Aria Nerpino, chiaramente. Io non so che potrei dire altro, purtroppo è così, la politica fa queste cose e la politica dovrebbe aggiustarle. Mi auguro che il nuovo sindaco riesca ad operarsi in meglio e trovare la via, la strada migliore per poter quantomeno garantire il necessario durante la giornata.